Carissimi amici di cittadinovara.com, buongiorno. Ci troviamo all'asilo Ricca, dove questa mattina si è tenuto il terzo incontro dedicato all'educazione e al benessere dei bambini. Incontri organizzati dalla farmacia Fedele. Qui abbiamo la dottoressa Occhetta che ci presenta questo progetto ambizioso e importante. Abbiamo ritenuto di collaborare con gli asili e le scuole di infanzia per insegnare e portare il nostro contributo sull'educazione e l'educazione sanitaria. Questo è il terzo incontro, il precedente è stato sul movimento e il primo invece sull'alimentazione. Speriamo di aver fatto un buon lavoro, grazie. E ora passiamo la parola alla dottoressa Ansaldi, che è coordinatrice pedagogica dell'asilo Ricca e dell'asilo Opera Pia Carlo Negroni, e alla quale chiediamo di rispondere a questa domanda. Quanto è importante un ciclo di incontri come questo dedicato a genitori e bambini? Ma è stata una sfida in realtà, quindi io ringrazio la farmacia Fedele e poi tutti coloro che hanno collaborato. Importante perché nella prima infanzia la salute è un concetto che va davvero rivisto nell'ottica proprio del bambino globale, che è fatto di mente, corpo, cuore, e non bisogna dimenticare nessun aspetto, per cui i tre incontri che sono stati davvero un tentativo iniziale per iniziare a costruire una nuova cultura del benessere del bambino hanno testimoniato appunto l'importanza che adulti, quindi insegnanti, educatori e genitori e professionisti si confrontino su che cosa può migliorare la qualità di vita del bambino fin dai piccoli primi mesi, perché l'asilo nido Negroni è proprio il primo luogo dove poi fino ad arrivare a 3 anni si può lavorare davvero fin dai primi mesi. I 3-6 anni sono una fascia importantissima perché i bambini sono più consapevoli e possono imparare davvero a capire cosa a loro fa bene mangiare, come nutrirsi, come appunto curare l'igiene dentale. E il secondo incontro è stato dedicato all'attività motoria. Anche qui l'importanza del movimento fatto in famiglia attraverso il gioco è stato davvero un contributo molto importante. Le famiglie oggi, nonostante gli strumenti culturali anche elevati, hanno bisogno di riconfrontarsi su questi temi, e quindi speriamo di riuscire a continuare anche attraverso un blog che costruiremo e attraverso altri incontri che proveremo a programmare in futuro. Oggi il dottor Marco Franchignoni, relatore qui all'asilo Ricca per quanto riguarda l'igiene dentale. Sì, l'importanza della prevenzione è fondamentale all'interno dei bambini. Curando da piccoli alcune abitudini viziate o l'igiene orale è importante per prevenire delle patologie che potrebbero instaurarsi in futuro. I temi che hai toccato oggi in particolare qui riguardo l'igiene dentale dei bambini? Sì, specialmente ho toccato l'argomento della pulizia dei denti, dell'uso del fluoro che è fondamentale per la mineralizzazione dei denti definitivi e il controllo periodico dal proprio dentista e le tecniche di spazzolamento. Iniziative del genere quanto sono importanti secondo il tuo parere? Sono fondamentali per sensibilizzare soprattutto i genitori e le maestre affinché curino i piccoli attentamente e gli insegnino a pulire i denti giocando, in modo che diventi un'abitudine di tutti i giorni. Paolo Sacchi, farmacologo della farmacia Fedele, qui alla giornata dell'asilo Ricca sulla prevenzione. Sì, questi sono progetti che come farmacia gestiamo durante tutto l'anno. In questi ultimi 3 mesi dell'anno abbiamo lavorato in collaborazione con Opera Pia Negroni organizzando questi 3 eventi di educazione sanitaria che sono negli obiettivi della farmacia verso il pubblico. L'anno scorso abbiamo tenuto tutta una serie di incontri sull'importanza dell'attività fisica come strumento terapeutico in collaborazione col Centro Alcarotti, con l'Università Amedeo Avogadro di Novara.
Diciamo che diamo molta importanza all'educazione sanitaria e a cercare di renderci disponibili per aumentare la qualità di vita delle persone tramite l'informazione. A che età si dovrebbe mettere? Allora, non esiste un'età, come le dicevo prima. Diciamo che è importante fare una visita dallo specialista per capire qual è effettivamente il problema. Cioè, se c'è un problema scheletrico, quindi di ossa, e va intercettato subito per capire se mettere un apparecchio per espandergli il palato, oppure se è una cosa che si può rimandare nel futuro e vedere quando usciranno i denti se c'è effettivamente un problema i denti definitivi. Fa questi qua tutti davanti e questi qua tutti dentro. Parla dei definitivi già? No, quei da latte, sì, quelli da latte. Questo è un problema. Quando chiude la bocca c'è sempre il buco. È un problema relativo. Lo abitui a non usare più il dito come prima cosa. Dopodiché è importante, aspettiamo l'uscita dei primi denti però. Sicuramente aspettiamo l'uscita dei primi denti definitivi per valutare se questo problema si ripresenta anche sui definitivi. Non è detto che la strada che ci danno quei da latte la seguano anche i definitivi. Aspettiamo. Può essere che quelli escano dritti, magari, diciamo. Magari nel tempo si abitua a non mettere più il dito e i definitivi magari usciranno dritti. Non è detto, non è detto. Quella che va curata è l'abitudine viziata e il tipo di deglutizione che ha, però il resto lo vediamo poi nel corso del tempo. Per quanto riguarda la giornata di oggi, una mamma, cosa ha appreso, quanto è stato utile? Vabbè, utilissimo. Utilissimo perché comunque anche se uno va a informarsi su internet o in qualsiasi altra parte, qui trovi delle risposte alle tue domande, cioè non vedi solo le informazioni ma chiedi qualcosa che da qualche altra parte non riesci a trovarlo, insomma. Sì, no, utilissimo.